Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12:35 minuti in diretta qui con voi da Milano News, nuova puntata di Good Morning Milano, fine di questa settimana, penultima settimana di programmazione, la prossima settimana sarà l'ultima settimana di Good Morning Milano, ma insomma avremo modo di parlarne soprattutto in vista della grande puntata del 9 luglio quando chiuderemo la nostra stagione con una grandissima puntata in diretta di 2 ore con una festa qui proprio nel cortile di Milano All News. Dicevo appunto venerdì 2 luglio, quindi ci avviciniamo al weekend, ma Milano ha sempre tante cose da raccontare e quindi anche oggi ci prendiamo questo tempo per raccontarvi delle realtà che fanno e costruiscono quotidianamente la nostra città. Quest'oggi parliamo di terzo settore, parliamo di come si può fare anche a migliorare la nostra città e i progetti che appunto migliorano la nostra Milano. Con me in studio Maria Luisa Aruzza, buongiorno, Buongiorno, grazie e Gina per Bruno, buongiorno. l'invito. Buongiorno. Perché parliamo del progetto Rimargina. Il progetto Rimargina è un piccolo pezzo di un progettone molto molto più grande, ma che insomma vedete non è poi neanche così piccolo invece. Allora, raccontaci un po' come si arriva al progetto Rimagine, cioè che cosa è e come ci si arriva. Allora, ci si arriva grazie al programma operativo regionale e ai fondi sociali europei tramite un bando, il Comune di Milano ente capofila, e all'interno del programma Reaction, che appunto contiene i progetti Rimargina, Rivivi e Riattiva, sul territorio gallaratese si è voluto andare con questo progetto, si sta cercando di sviluppare, attivare dei presidi capillari di socialità e promozione della salute pubblica attraverso una rete di luoghi che sono ben radicati nel quartiere, che si interfacciano e innescano con dei nuovi presidi all'interno delle case ERP del Comune di Milano, che sono i presidi Rimargina AB 91 e 62 di Via Appennini, che andranno a intercettarsi con quelli che vengono chiamati nel progetto pop-up point, quindi luoghi di realtà esistenti che sono sul territorio, fiduciati e che in qualche modo si sono un po' fatti avanti e stanno collaborando per creare proprio questa rete capillare. Quindi parliamo di Municipio 8, Sì. perché Municipio 8 Via Appennini, appunto il luogo in cui ci saranno questi due hub, Sì. che sono di nuova fattura, diciamo, cioè, o meglio, Sì, hanno fatto un di processo di restyling restyling, che è ecco. tuttora in corso. Invece, la cosa interessante è che invece i pop-up point Sì. sono luoghi che in realtà esistono già, no? Sì. Che cosa stiamo parlando? Che luoghi saranno e come funzioneranno? Allora, questi sono luoghi appunto che ci sono già e innanzitutto sono partiti, come dire, nel loro raccordo in una fase già pre-progettuale, nel senso che alcuni attori locali della rete hanno aderito con una lettera di intenti al progetto e hanno manifestato il loro interesse a collaborare. Successivamente, a breve, ci sarà una chiamata proprio pubblica sul territorio per chiedere a questi soggetti già esistenti, che possono essere di diverse fattezza. Qualche Se esempio. faccio un esempio, una sede della COP può essere un pop-up point, un CPS per la cura delle persone con disabilità psichica può essere un pop-up point, un'associazione di volontariato, un centro carta può essere un pop-up point, ma anche, perché no, Oratorio. un oratorio, ma anche una farmacia, perché magari la Ok. farmacia si potrà rendere utile per magari promuovere iniziative di tipo, come dire, sanitario o anche materiali tipo Ecco, ma qual è lo sanitario. scopo di creare questa rete così capillare, mi viene da dire, insomma, questi pop-up point, da quando ho visto Sì. veramente tanti, con poi questi due hub che fanno un po' da Sì. centro Sì, direzionale. queste due hub fanno un po' da apripista perché Ok. tramite le hub si vuole costruire e sperimentare un primo, diciamo, modello di coordinamento a regia, diciamo, pubblica, in raccordo però con gli enti del terzo settore, con la cittadinanza. E capillare perché il progetto ovviamente ha un inizio e una fine, abbastanza anche breve, iniziato a novembre in fase di progettazione, termina aprile del 2022. L'idea è di lasciare una dote sul territorio tramite tutta una serie di interventi, capacitare ancora di più gli operatori che già lavorano sul territorio e in qualche modo creare un modo di lavoro. Come dire, che si potenzia reciprocamente, quindi dove all'interno di una sede viene svolta ad esempio un'attività laboratoriale, ben venga che i beneficiari
delle hub del progetto possano fruirne, magari essendo accompagnati e viceversa. Dove viene chiamato un tecnico della salute come un medico, un fisioterapista per fare azione di capacitazione alla salute, viene chiamato, può essere messo a disposizione per entrare dentro un pop-up point e intercettare anche l'utenza di quel pop-up point, i cittadini che già frequentano quel pop-up point. Ecco, perché il progetto a chi si rivolge? Allora, il progetto si rivolge ad anziani e persone con disabilità fisica e psichica. Perché? Perché il NIL nel territorio gallaratese, già in fase di analisi, come dire, territoriale, ha manifestato una fortissima incidenza di popolazione anziana, fragile e disabilità. Quindi ha un indicatore di raggiungimento di, ecco, 514 beneficiari. Noi abbiamo parlato di municipio 8, in realtà poi ancora più circoscritta la situazione, sì, perché parliamo del gallaratese, no? Del quartiere gallaratese, il NIL, come dicevi tu. Nel gallaratese, sì, esattamente. E lo scenario, dicevi, qual è quello che mi stavi dicendo, cioè, dando i numeri anche? Sì, beh, sicuramente, come dire, 27% della popolazione è over 65. Di questo calcolate che su 1.400 inquilini delle case di edilizia popolare ERP Milano, 243 sono anziani, soli, situazione di fragilità e persone con disabilità. E quindi la concentrazione è stata proprio su questo target. Okay. Tanto più che gli operatori che sono stati chiamati nello specifico, e poi parleremo dei partner, dei loro operatori, sono anche operatori abituati già a lavorare nell'ambito soprattutto degli anziani, in particolare parlo dei custodi sociali, c'è qua con me Gina, custode sociale di punta del progetto. Ecco, custode sociale, Gina, cos'è un custode sociale? Ah, un custode sociale è una figura operativa, abituata a essere proprio su strada e a intercettare i bisogni delle persone. Oramai il custode sociale al Gallaratese è oramai una figura storica, sono circa 12 anni che siamo presenti e ci occupiamo di intervenire dove c'è un bisogno. Sono da solo e devo andare a fare una visita specialistica, ma non riesco a muovermi da solo e ho bisogno di un accompagnamento. Ho bisogno di fare una domanda di sostegno al reddito e non so come si fa, dove posso andare a farla. Devo ritirare i farmaci, ma non riesco con la mia carrozzina a muovermi, come posso fare? Ecco, quindi è proprio una figura che accompagna, ma non solo, si occupa anche di creare occasioni di socialità e di confronto laddove la socialità è molto rarefatta, perché poi il gallaratese è un territorio molto ampio, molto grande. Che tipo di territorio, ma diciamo non solo geografico, avete trovato? Cioè, che tipo di scenario vi si è parato davanti? È un quartiere molto, appunto, molto ampio, con tantissimi spazi verdi e un'edilizia residenziale pubblica imponente. Ci sono tantissime case di MM e Aler, e non è un quartiere connotato dalla presenza di tante attività commerciali o evidenti, ecco, quindi l'unico luogo che è percepito come un luogo, diciamo, di grande socialità è il centro commerciale del Bonola, dove tutti quanti gli anziani vanno per passare del tempo. Io poi che tutto sia al confine, no, di questo poi il vostro area di intervento, esatto, giusto? Sì. Approfitto di questa domanda per iniziare magari a introdurvi un'azione che è stata fatta in progetto, che è stata l'azione, diciamo, madre, sì, iniziale, no? Che ci ha poi portato anche a avere una fotografia ben precisa, non solo narrativa, da parte di chi è stato ascoltato, in cui è emerso che la percezione, appunto, del quartiere è introverso e poco vissuto, ma nello stesso tempo molto solidale, vivo e non dormitorio. C'è una tradizione di progettazione che parte dal basso. Molto interessante questa cosa del non dormitorio in un quartiere che praticamente ha solo appartamenti dove dormire. Sì. Cioè. Esatto, quindi vuol dire comunque, nonostante quello, c'è una volontà. Il quartiere è molto ricco, esatto, molto ricco di associazionismo, quindi magari la difficoltà emerge per quella zona grigia, no, di popolazione che ha difficoltà ad avere accesso ai servizi, arrivarci a questi momenti, ma una volta che sei agganciato sei dentro una rete che è veramente virtuosa, che va un po' a contrastare l'altro sentimento che è emerso un po' da questo ascolto e narrazione del territorio, di chi ci vive e lavora, che è un grande bisogno di solitudine e poi
immaginate, è un progetto che è arrivato nel pieno del Covid, quindi che ha peggiorato tanto. Ha peggiorato la situazione, stiamo anche un po' raccogliendo. Quindi parlavo appunto di questa prima mazione madre, no? Cioè l'ascolto è stato chiamato generativo. Come ha funzionato? In questo caso come avete fatto proprio operativamente? Siete usciti e avete... Allora, è stato molto complesso perché ovviamente la nostra azione prevedeva di incontrare le persone, ascoltarci, parlarli, raccogliere i loro bisogni, perché non volevamo, come la tradizione di quartiere, che le azioni cadessero dall'alto, ma che emergessero ascoltando le persone, ascoltando ciò che era funzionato sul territorio, nei pregressi progetti e ciò che no. Quindi come abbiamo risolto? Abbiamo risolto sicuramente nel rispetto di tutte le normative e siamo rimasti sbalorditi comunque dell'adesione, dell'associazionismo, di comunque poter fare anche delle interviste da remoto. Quindi nonostante la pandemia, nonostante tutti molto oberati di lavoro, perché immaginate magari realtà che lavorano comunque con anziani e con disabili, comunque c'è stata un'adesione a incontrarci, conoscerci anche da remoto. Ove invece è stato possibile, con tutti ovviamente gli accorgimenti, si è entrato, no, soprattutto per l'azione che si chiama ascolto generativo mirato, cioè l'ascolto di un campione di 50 soggetti fragili, 25 con disabilità e 25 anziani fragili, si sono usati tutti gli accorgimenti del caso per entrare a domicilio in maniera molto cautelata e attenta. Sicuramente è stato all'inizio, ci ho un po' spaventato, però siamo riusciti a trovare delle forme alternative un po' da remoto e nei casi specifici con le attenzioni. Quali sono i bisogni che sono usciti? Adesso sistemiamo. Quali sono i bisogni che sono usciti da questo ascolto? Allora, sicuramente il tema della solitudine è molto forte, molto sentito. E quindi per quanto riguarda appunto quell'azione che è stata chiamata co-design dei servizi, cioè che cosa faremo in questi servizi, per creare un po' anche una mappa dell'offerta in qualche modo, il tema della solitudine è emerso fortemente, ma è emerso fortemente, come dicevamo prima, il tema a volte della non accessibilità anche ad alcuni servizi. È emerso il bisogno di, come dire, capacitare anche il territorio su alcuni temi specifici, anche cari, no? al territorio, e quindi anche un bisogno di riraccordarsi e poter ognuno mettere in campo le proprie competenze per in qualche modo aiutarsi nella crescita anche di visione delle problematiche. Dopodiché siamo in una fase ancora in progress, nel senso che questa è solo la prima parte. Sì, nel senso che appunto c'è stato questo ascolto sia dei 44 soggetti ascoltati con interviste di un'ora e mezza, l'ascolto mirato, cioè soggetti fragili ascoltati. A questo punto siamo entrati nella fase di co-design, cioè il partenariato si è unito e ha lavorato con dei tecnici molto esperti per costruire la proposta sperimentale dei servizi. Quindi ascoltati tutti, che cosa possiamo offrire? Che cosa vorresti quindi, offrire? Sicuramente, offriremo, e magari su questo mi accompagnerà Gina, stiamo già offrendo tutto un accompagnamento alle pratiche, digitali. Prego Gina. Sì, no, abbiamo 5 giorni di apertura degli hub, sia al 92 che al 68, che dividiamo tra noi custodi sociali, che facciamo una serie di attività, e le infermiere di quartiere. Per quanto riguarda il nostro percorso di custodia sociale, innanzitutto intercettiamo e ci siamo chiaramente agganciati a quello che già avevamo costruito in tutti questi anni, quindi mi sembra anche giusto che quando tu cominci un progetto vai su quello che hai costruito negli anni, quindi alla rete. No, scusate, mi casca. Niente, fa niente, vai avanti tu, guarda, Ok. Alla rete delle relazioni che avevamo già e attraverso queste prime persone a cui abbiamo presentato il progetto sono arrivate poi altre. E essendo un po' nei custodi sociali un po' il braccio operativo, che è un collegamento tra il territorio e i servizi sociali, quando intercettiamo un bisogno nuovo di una persona che non avevamo
che non avevamo ancora individuato, ci confrontiamo con i servizi sociali e capiamo che tipo di presa in carico possiamo fare. Non lo so, questa persona è arrivata perché si sente sola tutti i giorni. Ok, vieni alle nostre passeggiate botaniche nel quartiere, e mentre passeggiamo capiamo, ma tu mangi tutti i giorni? Hai difficoltà a fare la spesa? Bisogno di qualcuno che ti viene a fare il giudizio? Da quanto sto capendo, cioè la relazione è fondamentale, cioè certo, diventano dei luoghi, qualcosa, una scusa per poter entrare in relazione, esatto, con questi soggetti, esatto, per poi dopo erogare il servizio che c'è bisogno. Sì, esatto, attivare il servizio intorno. Capire il bisogno e non necessariamente rimargina è la risposta di quel bisogno lì, rimargina è l'anello di congiunzione con gli altri enti del con territorio, la risposta, perché noi dobbiamo pensare sempre al dopo di noi, che cosa resterà al territorio, quindi organizzare e aiutare una rete di facilitatori che emerge in modo tale che ci si possa prendere cura l'un degli altri, vicino di casa che si prende cura del vicino di casa, che riesce ad accompagnare e creare un'attitudine proprio alla relazione tra enti, e quindi il fatto che una presa in carico di un singolo individuo non è soltanto di un ente ma è congiunta, e quindi quante cose possiamo fare insieme con il CDD, ce lo siamo mai detti? Ci siamo mai seduti con il responsabile del CDD per dire ah ok, ma forse questa cosa un pezzo lo potete fare voi, un pezzo lo possiamo fare noi, e l'azione ha più valore e riusciamo a coprire più bisogni anziché soltanto una fetta, ecco un po' questo. È qui quando parlavamo di un modello di governance e con il coordinamento collettivo, quindi rimargina, non eroga il servizio specifico, rimargina attiva il servizio intorno alla persona, che può andare a 360 gradi, dall'attivazione del servizio pubblico ma anche all'attivazione di volontariato intorno alla persona, di facilitatori. Esatto, intercetta e irradia un po'. Dove possiamo trovare tutte le informazioni riguardo al progetto, dove possiamo seguire? Anzi, il progetto è stato come inaugurato, so che non avete qualche... Sì, è previsto per settembre, vi faremo anche avere, se abbiamo poi un po' la fortuna di essere ancora in connessione con voi, su www.reactionmilano.org e sulle pagine social del Comune di Milano, le politiche sociali, dove già potete trovare tutta una serie di interviste, video e materiali utili comprensivi di una prima calendarizzazione delle attività. I prossimi step operativi quali saranno? Allora, i prossimi step operativi saranno sicuramente una chiamata pubblica, speriamo in occasione dell'inaugurazione, di quelli che potranno essere i nuovi pop-up point, cioè persone, che enti che avranno voglia in qualche modo di mettersi in gioco, così come altri hanno già manifestato, e in connessione. Sicuramente un po' la messa a regime delle attività avviate e poi una prima monitoraggio e valutazione, perché ricordo che il progetto non nasce con le azioni già fatte e definite, no, le sperimenta, decide cosa va bene, cosa funziona e cosa non funziona, su quello che non funziona propone una modifica, un intervento, per arrivare a un modello finale. L'ascolto quindi in realtà non terminerà mai da parte vostra? L'ascolto sicuramente non terminerà mai, perché ogni volta che noi intercettiamo un bisogno, faccio un esempio, dopodomani ci incontreremo perché mettiamo in calendario una serie di iniziative formative sull'amministratore di sostegno, tema molto caro, accolto durante l'ascolto generativo, metteremo in campo un'azione formativa per operatori del territorio su questo tema e poi aperta ai cittadini su questo tema molto caldo. Questa è un po' la prima che mi viene in mente, e andiamo progressivamente a poi a sviluppare quelle salienti che sono emerse durante appunto il lavoro iniziale, ma aperti. Totalmente. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Allora, siamo quasi in chiusura, ricordiamo chi tutti sono coloro che però, perché insomma, come dicevo, è un progetto che sembra piccolo, ma invece sì, c'è tanta gente che ci sta... Molto complesso. È una parte di un progetto, ma bella, sostanziosa, con tanti partner. Più di 30 operatori, però, sicuramente Comune è capofila, i partner del progetto... E in primis il consorzio Farsi Prossimo, che è rappresentante degli enti del terzo settore, chiamato con il ruolo di design dei servizi, che si è avvalso anche figure di tecnici esterni molto competenti per supportare questo tipo di azione, la cooperativa Sociosfera, socia di consorzio Farsi Prossimo, esperta di custodia sociale, come ci ha raccontato Gina, e la cooperativa Pratica, che entra come ruolo di esperto di servizi in ambito sociosanitario. Importante ricordare due partner trasversali, no? Cioè che accompagnano i progetti Reattiva, Rivivi e Rimargina,
che sono il Patrick Comunicatore, Associazione Lavoro e Integrazione, e il Patrick Valutatore d'Impatto, che è Codici Ricerca e Integrazione, che ci sta molto aiutando in un lavoro, come dire, di analisi e di raccolta di indicatori che poi andranno, come dire, a dirci che cosa sta funzionando e impattando e cosa no. Perfetto, allora ricordiamo infine anche il sito internet su cui possiamo trovare tutto. Sì, www.reactionmilano.org, le pagine social del comune, Facebook, politiche e sociali. Trovate tutto comunque anche nei commenti a questa diretta. Che dire, grazie mille davvero. Grazie veramente a voi. Buon lavoro, perché insomma da lavorare ce n'è ancora tanto, vedo, quindi sì. E speriamo di vederci all'inaugurazione a questo punto. Grazie mille, inizieremo e speriamo di rivederci. Va bene. Allora, grazie. E allora, grazie mille davvero, grazie mille anche a voi che ci avete seguito da casa. Noi torniamo lunedì sempre qui in diretta per raccontarvi altre storie, altre realtà che nascono, crescono e che fanno grande la nostra Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. Reaction.